Sembra che questo sia stato l'evento più violento mai registrato. Credi che il peggio sia passato? Sì, secondo il modello, l'emissione di particelle è stata particolarmente ampia e ha colpito metà del sistema solare, ma fortunatamente soltanto la parte più periferica della tempesta è arrivata sulla Terra. E questo ci ha salvati? L'intensità è stata relativamente bassa proprio per questo motivo. Alla fine, nonostante tutti questi problemi alle telecomunicazioni, è stato un evento a bassa intensità. E se fosse stato ancora più forte, cosa sarebbe successo? Se il superflare avesse colpito direttamente la Terra, avrebbe distrutto tutte le reti elettriche per un sacco di mesi. Quindi i danni sarebbero stati incalcolabili. Una catastrofe umana ed economica. Certo che vedo che le informazioni sui social sono davvero molto confuse. Credo che ci vogliano competenze scientifiche molto specifiche per raccontare questi eventi. Sì. Chissà perché ci ha convocato qui Francesco, non ho proprio idea di quello che ci voglia dire. Siamo nell'Accademia Scientifica più antica del mondo. È pazzesco. 400 anni fa Galileo già stava studiando che cosa fossero le macchie solari che aveva osservato da poco con il suo cannocchiale. Sì, e oggi dobbiamo proseguire sulla strada che ha tracciato Galileo per riuscire a capire che cosa significa vivere vicino a una stella attiva. Ah, ecco Francesco. Ciao. Dobbiamo discutere di alcune cose. Luca, mi confermi i dati del modello? Sembra che l'impatto maggiore sia stato in direzione di Mercurio. Potremmo aver perso alcuni satelliti Deep Space. Beh, per fortuna intorno alla Terra non abbiamo avuto grandi problemi. Però adesso c'è un'altra emergenza, seguitemi. Adesso che cosa succede? Ma è necessario informare le persone in modo che capiscano che cosa abbiamo dovuto affrontare e soprattutto cosa rischiamo di affrontare ora che andiamo verso una fase di massimo. Ne stavamo parlando proprio io e Luca venendo qui da te. Non sarà facile far capire alle persone che cosa ha causato tutti questi disservizi e soprattutto come fare per evitare che accada in futuro. Beh, abbiamo un piano. Volevo parlarvi proprio di questo. C'è anche Dario con noi adesso. Ciao. Oh, ciao, benvenuti. Dario, quando sei arrivato? Guarda, sono appena atterrato dalle Canarie. Beh, allora adesso vi spiego il piano, perché c'entrano proprio le Canarie, è di costruire lì il più grande telescopio europeo, l'European Solar Telescope. Ah, ma allora verrà costruito? Quando comprenderanno la costruzione? Hanno sbloccato i fondi proprio adesso e in breve finiremo la costruzione del telescopio. Adesso, dopo questi eventi, c'è massima priorità sul progetto. Si sono semplicemente resi conto che se avessimo avuto EST, i dati del campo magnetico solare sarebbero stati di più alta qualità e quindi i modelli avrebbero potuto prevedere il superflare per ore prima. Sì, avere dati così ad alta risoluzione, avere dei modelli di previsione dei flare è veramente importante per risolvere i problemi che abbiamo dovuto affrontare adesso. Ma lo riusciremo a fare perché abbiamo i fondi anche per costruire un team di scienziati e di comunicatori. Il telescopio EST è il più grande e importante progetto europeo per l'osservazione del Sole da Terra. Un 4 metri, ci pensate? Ragazzi, mi sembra ci sia un mucchio di lavoro da fare e io vorrei poter collaborare. Nelle ultime 48 ore ho imparato un sacco di cose e mi piacerebbe spiegarle al pubblico in maniera semplice. Abbiamo l'opportunità di fare un team di scienziati e di comunicatore. Noi ci siamo. Certo. Certo. Il nuovo superflare potrebbe arrivare anche domani e dobbiamo ancora comunicare gli eventi degli ultimi due giorni. Credo che ci aspetti un futuro pieno di sfide. Quindi, ricapitoliamo. In un momento di bassa attività del Sole, un superflare ha colpito la Terra, causando moltissimi danni alle infrastrutture tecnologiche. Ora, questi eventi in futuro potrebbero accadere di nuovo e avere delle intensità ancora più elevate. E qui entra in gioco il progetto EST, il telescopio solare in grado di monitorare e prevedere le tempeste solari. E io, incredibile, avrò il compito di divulgare tutte queste informazioni al pubblico. Quindi continuate a seguirmi se volete sapere come affronteremo la minaccia del Sole.